sabato quando vado da Dani faccio un bel discorso a quel coglione di Fabio Z, al buon Fabio De Raimo. Ancora c'è, cioè, no, per l'amor di Dio, ma visto che l'altra notte ha fatto una delle più grandi cazzate che poteva fare in vita sua, gliela mettiamo in culo. O se glielo mettiamo in culo, mamma mia, che giocatore. Non vedevo l'ora che facesse una stronzata del genere. È stato bravissimo, ha fatto tutto nei minimi dettagli per farsela mettere in culo. È bellissima questa cosa, è bellissima, mamma mia. Minchia, il buon Fabio a sto giro ha fatto una bella cazzata, va. Minchia, come gli si ritorcerà contro, madonna mia, io non vedo l'ora di andare sabato da Dani. Già, caro Will, sì, a sto giro ha cagato fuori dalla finestra. Che è successo? Niente. Affronteremo questa cosa dopo domani sera. Lui che denuncia tutti. No, vabbè, ma questo non serve, non sarà necessario. Il buon Fabio a sto giro se l'è messa in culo da solo. Che giocatore, madonna mia. Io quando ho visto quel video, non ho visto il video, ho visto la live mentre faceva ste cose. E guardavo lo schermo e sorridevo e dicevo bravo, bravissimo, sei stato perfetto, madonna. Ti guardi le sue live? No, non mi guardo le sue live, però non ce l'ho neanche, mica ciò, non lo seguo nemmeno, figurati, per l'amor di Dio, sarebbe come seguire una malattia. Però dall'anteprima, perché ce l'avevo nella home di Twitch, ho letto il titolo che aveva in quella live e ho detto, dai, vediamo che cosa sta facendo sto deficiente. E ho visto proprio quel quarto d'ora. Io avevo staccato live da 3 minuti più o meno. Ho visto il titolo, ho detto, va bene, fammi vedere cosa sta facendo sto deficiente. Quando ho realizzato quello che stava per fare, cioè io mi sono creato un quadro in testa. Ho detto, ok, ti prego, fai questa cosa. E l'ha fatta. Ho detto, non ci credo. Fai anche questo. E ha fatto anche quello. Madonna, ho detto, no, vabbè, non ci credo. Stai facendo tutto benissimo. Stai facendo tutto quello che serve per fartelo mettere nel culo. Grande Fabio, sei una bestia. Perciò ha fatto tutto benissimo, ha fatto un lavoro sopraffino, guarda. Io non sarei riuscito a fare di peggio. Bellissimo. Infatti adesso domani pomeriggio dovrei riuscire a beccare Dani e ci parlo un attimo e lo sistemiamo forte. Non lo devo nemmeno incontrare. Mi basterà parlare con Dani nella live di Dani e lo mettiamo a posto. Però vedi, alla fine il karma e l'universo esistono veramente. Cioè le persone che ti fanno del male, o quantomeno ci provano, poi alla fine si mettono in quelle situazioni dove permettono a te stesso di mettergliela nel culo. Perciò va bene così, va benissimo così, lo querelate, ma per l'amor di Dio, che cazzo siamo, sbirri? Ma per l'amor di Dio, ma figurati. Cosa mi fate, che niente, mica è fottuto. Non è che non gli facciamo niente, cioè per fargli qualcosa non gli facciamo niente, né a livello fisico, né a livello morale, né a livello legale, ma sicuramente quello che ho in testa io è una cosa molto più infame. Tanto dopodomani la saprete anche voi.